Yesterday, when Sira and I sat under the old oak, she said something I can't get out of my head. The greatest peril in life is forgetting one's own ideals. These letters, the testimonies of my path, shall ensure that I don't. Letter 1, 8171 after Starfall. Yesterday, a keeper came into the village to offer me a novitiate. Apparently, old Mother Ilana set forth the matter after she realized I was magically gifted. Grateful as I am, the matter raises a strange train of thought. Maybe, in some grotesque way, it was good that my mother died that day. Why, you ask? Because it opened my eyes. Before, it was my only wish to make Father proud. Father. A fisherman. Now, I cannot help but feel anger when observing the village folk around me. Day in, day out, they follow the same routine. Wake up, work, carouse, and sleep. Is this all they want from life? Don't they too take note of the ills in this world and have the desire to change something? Only Sira is different. She understands what drives me, and she shares my dream of a better world. I told the Keeper that I will come, but only if she is granted an apprenticeship in Ark. Thank Malphus, he agreed. Beh, intanto, non sai quanto ti capisco, ma soprattutto, la voce dovrebbe essere la voce del tizio o dovrebbe essere la voce mia, che hanno aggiunto la mia voce che leggo le cose, perché sennò qua abbiamo un problema. Allora, wait. Non ho trovato impostazioni, quindi do per scontato che... Boh, è così, basta. È tipo se apro un libro... La legge, questa qua? Ah no, ma prima ho letto una roba... C'era una nota prima, non l'ho letta. Boh, evidentemente i diari di questo qui, sì. Vabbè, seconda lettera. Letter 2, 8186 after Starfall. 15 years have passed since my last letter. Sira and I now live together. Chi è Sira? In a small house in Ark. It's been 5 years since I undertook the holy trial, but despite what I thought, I did not join the military wing of the Order. Vabbè. Instead, I became a magister. Pazzesco. Why? Because the children I teach will shape the future of this world. Ci sta. Because there is enough bloodshed already. Ah, questo è un bravo ragazzo. 2 weeks ago, the Trancessa approved Sira's concept of the food bank. It obliges every wealthy citizen of Ark to pay a handful of pennies to the Order, with which the Order will provide a warm meal for the Undercity dwellers once a week. Ma è stupendo. Their reactions embittered me. The decree does not ask for much, yet they protested as though we threatened to take their homes. E te pareva. I will never understand people like them. As sad as this may sound, I am happy. My life provides me with a feeling of purpose, and I still have Sira at my side. Suppongo Sira sia tipo la moglie, la ragazza. It is strange, even though I know you will never read these lines, it almost feels as if through them I can speak to you. Sira, I love you. Decisamente la ragazza, niente da fare, i ricchi rimangono ricchi facendo i poveri. Facendo gli spilorci. Diario di... Perché non scorre più, raga? Che succede io? Ok. Terza lettera, dai. Sira is dead. Killed by 2 Undercity dwellers as she helped prepare the food bank. Che cazzo. How swiftly these words are written. Yet how can I even remotely begin to express this pain? This void. Sira always said it helps to write, yet it doesn't.
I sit here watching the ink dry and the letters form the words of a stranger. A stranger in my own body. I am a stranger when I wake up in the morning. I am a stranger when the sun sets at dusk. I am a stranger when I lie in bed at night. The path condemns suicide as a crime because we all have a purpose in this world. But what is mine? I look ahead and I see 30 winters of solitude. I look back and I see nothing but a trail of broken dreams. Our food bank caused brawls and murder in the Undercity. The rich forced the Trecesa to revoke the decree. So tell me, però. Malphus, is this my purpose? Fate apposta. To fail? My thoughts are chaos and I'm too tired to continue writing. Allora, solo io trovo preoccupante che mi riesco a identificarmi in tutti i pazzi squilibrati. Però questo, cioè, a me sembra, adesso l'altro c'aveva le visioni della gente scannata, si vedeva il cadavere, va bene. Questo a me sembra un cristiano in regola, mi sembra una persona con delle, cioè addirittura coppano la moglie. Però non ho capito, scusami, la chiave? La chiave, ah no, ma non l'ho trovata qua. La chiave l'ho trovata nel forziere. E io però non, dai diari non si capisce mica cosa fare con la chiave, scusami. Racconta Jespar. Però com'è che si faceva vedere le missioni qua tutte le volte? Ok. No, non mi interessa. Nella cassaforte del Magister ieri ho trovato una misteriosa chiave. Cosa aprirà? Non lo so. Ah, guarda qua. No, che muovi, lascia, rimuovi. È grandino questo posto. Niente, torniamo da quello là. Lui saprà che fare, perché non... Va bene. Dovrebbe essere di qua. Oh, dove... Stracazzo vai! Butti di sotto. Ma se tenessimo a portata di mano il lupo, l'avevamo messo su? No. Togli ste fiamme. Ok. No, per dire, no? Visto che abbiamo solo... Che cosa? Converrebbe... Aspè. Stavo per dire che converrebbe trovare... Vabbè, non era quello che volevo fare. Trovare un accompagnatore. Non mancherà nessuno. Qualcuno di vedute affini, no? Qualcuno che possa aiutare. Questa c'è la casa su... Un collegamento diretto alla miniera. Allora, piano piano. È permesso? Devi ululare, devi attaccare il ratto. Come funziona? Un ratto pacifico? Un ratto... Sei un ratto domestico? Non sei un ratto domestico! Lupo!
Vai, vai. Ce la fai, ce la fai. Hai tutto sotto controllo. Le discipline della magia e entropia? Assieme alla psionica, l'entropia è una delle più ignobili discipline magiche e fa parte della scuola del sinistrope. Comprende la manipolazione della vita e della morte, l'evocazione di creature sovranazionali. Ma quello che sto facendo io. Una delle più ignobili. No, per capire, cioè scannare i cristiani con le lame, con gli archi va tutto bene, dar fuoco va bene. Se faccio scannare le bestie tra di loro sono ignobile, ma non ho capito. Meccanica. Un entropista evoca eventualità che alterano l'essenza vitale delle creature. Pertanto non esita a resuscitare esseri deceduti. Chi l'ha detto, tra l'altro, chi l'ha deciso, non lo so, infondendoli di vita artificiale, trasformandoli deliberatamente in smarriti, marionette non morte al suo comando. Ok, beh, oltretutto gli entropisti sanno evocare anomalie magiche, creature eteree come lupi, orsi, troll elementali, persino armi. A me sembra un'ottima cosa. Tuttavia, la più abominevole e pericolosa forma d'entropia è la necromanzia, che l'hai già citata sopra, non ho capito. In questa disciplina, il mago è in grado di concentrare l'energia della morte ed utilizzarla contro i suoi nemici. Per comprendere tutto ciò, lo studente di magia deve prestare attenzione a questo. La morte è un potere onnipresente, insito in ogni essere vivente. È presente dal giorno della nascita. Positivo il signore. Sebbene per le prime due decadi la forza vitale riesca a contrastarlo. Dai vent'anni in poi stai morendo lentamente, ti capisco. Successivamente, tuttavia, prosciuga la vita di ogni essere poco alla volta finché non lo consuma, appunto. Un entropista è in grado di richiamare la morte presente in altri regni della nostra realtà in maniera concentrata. Ne risulta una spaventosa tempesta di fuoco e fulmini, tragedie e atrocità, il cui suono ricorda le grida degli smarriti. In effetti la necromanzia supera ogni altra scuola in termini di pura distruttività, ma allo stesso tempo praticarla prosciuga l'energia vitale anche dello stesso... Come? Vabbè, necromanzia però. Attenzione, io non c'entro niente. Non è raro che gli stessi entropisti muoiano a causa dell'utilizzo eccessivo della loro magia. Ciccio! No... Non facciamo i furbi, per favore. No, perché sai. Reputazione. L'utilizzo dell'entropia è proibito ad ogni fedele della via. Osteria, ed è punibile con la pena capitale. E che cazzo, vabbè, va già bene che io non ho vie, non ho niente, c'entro niente, sono un outsider. È noto che i divinatori Scrag, famosissimi, anche, tra l'altro, alcuni... mercenari di Melee Island la pratichino. Sebbene il motivo rimanga sconosciuto, gli Scrag considerano sacra l'entropia, fatto che non sorprende considerando la loro arretratezza barbarica. Bene, bene. Ciononostante, i divinatori sembrano supportare al meglio le conseguenze fisiche del suo utilizzo, quindi ci sono delle contromisure, non so come dirlo. Gli elementi chiave dell'entropia Scrag includono ossa, parti del corpo dei deceduti, che no, mi sa che non fa per me. Oltre ai diversi narcotici con cui i divinatori credono di essere in grado di stabilire un contatto con i morti. Cioè, questi si fanno come delle pigne e poi vedono i morti. Si presume che credano che le ossa fungano da qualche sorta di focalizzatore. Naturalmente, se questi barbari possedessero una conoscenza corretta della magia, capirebbero che una tale ostentazione è assolutamente inutile. E beh, interessante. 9, non mi ripaga di cosa ci ho perso dalla maledetta della locanda. Va bene. Non ho ben capito perché. Cioè, lui viveva. Ah no, aveva dato fuoco alla casa. Giustamente, noi sappiamo che lui ha dato di matto, ha dato fuoco totale alla casa, e quindi ci sta che sia tutta devastata. Sale? Sale.
Che cazzo tutte le volte? Guarda che quando uno è brutto, eh. Suppongo che questo non sia il sangue del mio lupo contro i ratti. Basilare. Io non so se la so fare quella roba lì. Scassinamento. Ma sono un ladro nato. Sono un ladro. Piano. Dove arriva tutto sto sangue? Cosa c'entra qua il sangue? Permesso. Permesso, non c'è nessuno. Avanti il fesso. Bastone della cura. Bastone della cura. Nel senso che se lo impugno mi cura. O cura gli altri. Cura il bersaglio. Utile a... vabbè. Utile a quando avrò qualcuno da... Gemma dell'anima. Oh, ma non so proprio niente. Sono un ignorante. E quindi... Ah, boh, buongiorno. Le spiace se le prendo in prestito gli stivali. Il conciatore e la magia selvaggia. Che non me lo apra. Tutte le volte a trovare una roba. Vai. Vediamo solo quanto è lungo. È lungo. È lunghissimo. È lunghissimo e lo leggiamo più tardi. Quando siamo tranquilli lo leggiamo. Scatola di gioielli. Boh, via, sono diventato... Ecco. Quanti grimaldelli ho? 4. E che roba. Collana di rami intrisa di magia. Me la metto al posto. Che rumore era? Non ho capito, sentito un rumore strano. Me la metto al posto del coso degli speziali, che è utile pressoché al cazzo. Tac, più mana. Ci serve più. No. No, raga. Ah, il rumore è che mi si è staccato un tasto. Ma che cazzo? Ok. No, raga, ma sto girando nudo. Guarda. No. Ma come si fa a essere così picciu? Sorvoliamo tantissimo su questa breve parentesi. Ah, sicuramente ora sono asciutto piano. Belli, così rigidi. Completo dello schermidore. Cos'è uno schermidore? A parte che non esistono. Ah, guarda qua. L'abilità furtività viene migliorata subito. Subito. Però armatura leggera, attenzione. Armatura 8. Stivali di ferro fanno 10. Ne parliamo più avanti. Ne parliamo più avanti. Qua c'è del formaggio avariato. Che lo vado a vendere alla maledetta della locanda adesso. Una pipa zozza come me. Piano scalpello. Ma vi dirò. Ah, sono... Ah, grande, grande, grande. Spezie ci gasano sempre. Erba pipa, perché no? Why not? Perché non riesco a prenderla questa?
perché si vede dove andrà così. Va bene, quindi qua dentro c'era... c'era che mi sono accorto che sono nudo, va bene. Ah, cagè. Allora, no, avevo intravisto una cantina. Ah, lì però c'è uno scrigno. Il conciatore è la magia selvaggia. Sì, sì, dopo, dopo. Later. Va una. E piglia tutto. Dai. Lupo alla mano. 3, 2, 1. Rassicurante. Vai a controllare. Vai. Vai avanti. Vai avanti. E ringhia. Ma chi ringhia? Gesù Cristo ringhia. Vai avanti. Dupla. Ma possibile, ti fanno e non vai. Cazzo di lupo. Vecchie frecce di ferro. Cosa? Ma scusami, questa è la voce di... questa è la voce di Gaspare. Ma scusa, posizione attuale. No. Apri sta cazzo di mappa. Com'è che si esce da qui? Voglio vedere la mappa di fuori. L. Ma ci siamo... ma ci siamo andati appuntamenti. Appuntamento qua. Ma sì, è lui. L'unico che... guardalo lì. L'unico che canta come un picciu così può essere solo lui. Ah, mi hai sentito? Non capisco se... vabbè. Vabbè, raga, il lupo è tranquillo, allora... ti devi! Via le palle. No! Tutte le volte. Non era assicurante. E che questo adesso ci fa lo scherzetto. Ciccio! Beh, non ho... come nel senso, l'ambiente inquietante... che cazzo succede? No, ma c'hai una faccia troppo di... cabastardo. Senti... well, if it isn't my new friend... any luck? Ma siamo sicuri ci dovevamo incontrare qua? Ho fatto due chiacchiere con Alfred. Ho trovato quello di cui ieri ho cercato di sbarazzarsi. Parliamogli di Alfred. Well, well. That's interesting. Good work. That grazie. Only leaves the mysterious object in the water. I'll have a closer look around here in the meantime. No, l'ho trovato. Chiave. I don't know about his companion's fate, to be honest. Irony of fate, isn't it? Murdered by those you wanted to help. No, una vita di merda, non è ironia. The Order will be interested in these letters. Well done. That should be all we need then. Splendid. Ah, attenzione, perché lui lavora per l'ordine.
non avevo mica collegato. Lui lavora per l'ordine e l'altro però dell'ordine gli sta sulle balle l'ordine. E aveva deciso che basta, giusto? Ricordo bene il racconto. Tu cosa hai trovato? I did, and now I finally know what to make of it. Come, follow me. Adesso volevo esplorare. Tu vai avanti. Che io devo fare una ricerca. Libro apprendimento, punti memoria. Devo analizzare, pieno di sti libri, dovrei dare un'occhiata. Faccio un attimo qua un sopralluogo bestiale, fittone, farina d'ossa. Arrivo, aspetta che arrivo. E che cazzo, nel vino tutto vuoto possibile. Raga, fa buio. Torcia, no? Cazzo! Allora, per carità, va tutto bene, però le discipline della magia psionica di Baledor dal Guleban, non era mai quello il nome. Gli psionici sono soggetti alla scuola del Sinistrope. Sono molto abili nel manipolare i pensieri e le sensazioni delle altre persone. Questo mi piace. Se scopriamo la maniera che quelli che vogliono rompere il cazzo poi li possiamo tipo calmare, o che si picchino tra di loro. Meccaniche. Mentre scuole come il mentalismo, la controparte rispettabile, per carità, o l'elementalismo si concentrano sull'alterazione del mondo fisico, gli psionici interferiscono direttamente con la mente altrui. In questo modo fanno sì che gli occhi delle loro vittime accettino degli scenari differenti dalla realtà per influenzarne lo stato mentale. Una volta che l'incantesimo è stato lanciato, la vittima non riesce più a distinguere la realtà dall'immaginario. Di conseguenza, la persona colpita può essere controllata come una marionetta. Mi piace. Per citare un esempio concreto, se uno psionico si trova di fronte ad un gruppo di 3 mercenari che lo minacciano, molto concreto, è in grado di far credere ad uno di loro che gli altri, proprio questo, siano dei mostri. Proprio questo. Quindi, ammesso che l'incantesimo abbia effetto, quel mercenario si rivolterà contro i suoi compagni. Un'altra abilità estremamente pericolosa che possiedono gli psionici è la capacità di rendersi invisibili nella mente dei propri nemici. Stupendo! Ma non ho capito, ma perché dovrebbe essere disonorevole? È bestiale. Tramite il già menzionato principio della manipolazione mentale, va bene. Semplicemente gli psionici fanno in modo che gli occhi dei loro nemici vedano una versione della realtà in cui essi non sono presenti. È complesso. Cioè, non era più semplice rendersi invisibili direttamente, in generale. Per dire. Reputazione, come l'entropia, entropia, che fa anch'essa parte della scuola delle robe difficili da leggere, la psionica è una delle più malfamate discipline magiche, il cui utilizzo è considerato un crimine nel mondo civilizzato. Però avete rotto un po' le balle, nel senso, a causa della sua pericolosità il motivo dovrebbe essere evidente di per sé. Le personalità ed i governanti caduti vittime di psionici e che hanno commesso crimini mentre si trovavano sotto il controllo di questi maghi sono innumerevoli, che frase. Però, allora, è una società in cui le robe normali, è una società un po' al contrario, una società un po' delle balle, diciamola tutta, che nel senso, sono normalizzate un sacco di cose brutte. Poi se uno vuole, vai, dammi tutto. Scintilla. Dov'è?
Chissà. Scossa elettrica. Scintilla. Boh, vedremo. Vedremo se può essere una valida alternativa alle fiamme, che se si potesse. Se si potesse evitare. È stato Gaspar a uccidere questo qua. Ma che quello lì mi convince proprio poco poco. Brigante. Ciccio. Piano, non tornare su. Era già così. L'ho trovato già così. Nova del caos. Nova del caos mi... Argento, vendi, soldi. Nova del caos, mi sa di roba fighissima. Aspetta. Aspetta, aspetta, finiamo di guardare. Banco da spiritualista. Cos'è un banco? Crea talismano. Equipaggiamento, stile combattimento. Non indossi un talismano, Pichu. Crea talismano. E niente. Ne va da sé che... Io non sono uno spiritualista. Allora... No, no, cos'è che abbiamo letto? Era fighissimo. Nova del caos. Scatena una nova del caos che infligge 11 punti di danno entropico. Vabbè. Pazzesco. Scatena una nuova del caos. Va bene. No, volevo la torcia. Grazie. Torcia. No. C'era. Giuro che c'era. Esatto. Va bene. Ah no, lì ci sono arrivato. C'era ancora una parte qua. Tanto Gaspare, lascialo farsi. Faracci suoi. Ah, qua è il pozzo. Prendi e raccogli il muschio, che ti devo dire. Va bene. Niente, arrivo. Arrivo, arrivo. Volevo distrarmi. Però cose si fanno quando si fanno, le cose si fanno bene. Porta pazienza. Ah, spugna nella nebbia. Permesso. La Batcaverna. Arrivo, eh. Enciclopedia arcana magia parte 4. Parte 4 direi che poi vediamo. Pozione della magia assolutamente. Non ho capito Poi, cioè, vabbè, ma sono nato per fare questo. Bravo, bravo. Qua dobbiamo recuperare al danno fatto in locanda. Cosa sono sti rumori? Facciamo un posto nuovo del cazzo. Allora. Gemma mia, ricetta del chimicum. Card per la piccola. Vabbè, elmo di pelle. Non ho capito. Perché non? Perché sono troppo pesante? Sono troppo pesante.
L'estufante. No. Ah, incrementa esatto. Mangia, mangia. Ce l'avamo dimenticati. Allora, serratura Starling. Allora, qua ci sono due cose strane, eh? Serratura Starling. Adesso vediamo. Farina mia. Sarà mica scaduta, no. Figurati. Dammi sti soldi. Arrivo. Oh. Grande, a tutti te la caduta. Dov'è? Bastardo. A star people's lock. And I bet my buttocks will find another answer behind that door over there. Una serratura del popolo delle stelle, la Starling. Doesn't surprise me. Famosissima. This kind of lock is usually only found in treasuries or castles, but they can be picked. But that's going to be quite the challenge without the bolts. Ti servono dei perni. Normally, yeah. It's quite simple, actually. Every keyhole has a matching bolt that latches into place once you insert it. And once all the keyholes, 5 in our case, are latched, the door the lock protects opens up. Mi sembra facilmente... If you don't have the matching bolts, however, you should prepare yourself for the most frustrating break-in of your life. That is, if you don't happen to be Jaspar. Who knows a little trick? Scusami, no, per capire. Cioè, a meno che non siano dei... dei perni di una particolarità bestiale. Se il più è tappare 5 buchi, cosa ci va a forzare una serratura del genere? Wooden sticks instead of bolts. They'll break a couple of seconds after you put them inside the lock, but if you manage to get all 5 sticks into place before the first one breaks, you can basically trick the mechanism. Boh, it's all about figurati. Speed, in other words. So ah, devo correre. You do the running and I'll wait near the pressure plate. You ready? Sei furbo, eh? Sì, il legno me lo dai te? Esatto. Here are the sticks. All right, go! No, aspetta! Premendo sprint puoi correre. Ah, sì? Com'è sprint? Com'è sprint? Aspetta! Non so sprintare, non so fare niente. Tutto il gioco che cerco di sprintare, di bestia. Ok. Pensate, si può sprintare, nessuno me l'ha detto. Allora, sono 1, 2. Tu mi hai detto 5. Dietro non ne ho visti. Ah, 3. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi si inizierà da qua, sarà 1, 2, 3 e comunque non so dove sono gli altri. Ah. Ok, aspetta. Aspetta, bisogna fare dei trick pazzeschi. Allora, serratura Starling. Corri. Corri. Starling. Cadi di sotto. Uno, due. Brilliant. Grande. Really good at this. Now let's take a look and see what the old magister didn't want anyone to see, shall we? Va bene. Pensa a te. Com'è che le aveva chiamate? Le grandi serrature stellari? Il popolo stellare di sto cazzo. Ficchi bastoni. Vabbè. Ah no, è la piastra. Se non mi viene veramente... Poi chiedono perché perdo i capelli. Vai, va. No! Già, adesso ho cambiato il tasto. Cos'è? Ti lancio una shock caustico. Com'è che si chiamava? Caos quantico. Te. Ma mi sto facendo del male io.
scusami. Che... dove vai? Che vai? Vai... no, vai di qua. Sei matto. Attacca. Bravo. No, vieni, vieni con me. Vai ad aiutare Gaspar. E niente, Gaspar ha finito. Ma non ho capita mica sta magia. Scusa, state indietro un attimo. Un fulmine. E mi faceva male a me. Va bene. Bastone della cura. Ah no, bastone della cura non mi curava. Formaggio avariato. Danno da veleno. Direi di no. Niente, se possiamo evitare di alzare la febbre. So che sono mezzo morto. Aspetta. Ma che cazzo? Ma c'è una cristiana morta lì, scusa. A fire elemental. Not a weak one. This Yarrow knew about magic, that's for sure. That leaves us with the question of what exactly this is supposed to be. E chiaramente. E chiaramente la moglie, la fidanzata, come si chiamava? Siria. I suppose that's his companion. Though it's interesting that he was already on the wrong side of the law way before his rampage. Sì. Bisogna sempre capire. Porta pazienza, fa così. Quando si stufa fa un bordello di Cristo. Però dici che fosse in una... più che tutto, chi dice che fosse in una posizione biasimevole? Non ho... chi è che sta... non ho capito sta cosa. Sì, stabiliscono gli dei della via, però anche sti cazzi. Well, burials are considered heathen here in Enderal and have been forbidden for about 300 years now. Here, corpses are always cremated. The whole thing's called the last journey. Ma va bene. The deceased is taken to a place he or she considered special during his or her life immediately after dying. That's the only way the soul can move on to the eternal paths. Sounds very poetic, but I'm pretty sure the only reason the order introduced the law was to prevent plagues. Plus, che si può capire, assolutamente, capibilissimo. On trade routes aren't that much fun for wanderers and traveling merchants. E va bene. No, vabbè, ma che sia reato lo posso anche capire. Il più è... e il resto che non mi torna. Chissà se stava studiando. Stavo studiando per resuscitarla. Yeah. But of course that only goes for the little man. The rich and powerful still tend to their family crypts. And there are still plenty of old vaults around from the time before this whole... E allora che cazzo vuoi? Ma scusa. And it's good that way. What would life as a treasure hunter be like without the notorious noble looking for family jewels in a century old grave? Cioè non ho capito, ma allora ha maggior ragione. Cioè gli altri si possono far la veglia lunga quanto vogliono, questo qua là doveva per forza deve dar fuoco a sua moglie, se no non va bene. E adesso? Let's take a look around and see if we find anything. Però te lo dico. Cioè, siete un po' una manica di bestie di Satana. Sali del fuoco. Grande. Piccanti. Tanta roba. Avevo visto un punto di interesse. Ah. Memoriale di Yero. Partirà di nuovo la voce bestiale. Beloved Syra. Syra, non Siria. This is my last letter. In it I ask for forgiveness, for it was I who murdered you. No, ah, no. Of course it wasn't me dire. Who held the knife, but it was me who infected you with my fallacy. La fallacia. The fallacy that the world wants to be saved. It doesn't. Yes, Syra. There's still a part of me who refuses to believe these words, even as I write them. But just one look is enough to prove me a fool. Bon. We have so much, yet we are never content. We could make peace, yet we choose war. Esatto. We embrace hatred over love. And no, Syra, there is no hope, no silver lining, no matter how much we try to tell ourselves the opposite.
Mankind is at its end. It has been since some mad god created it for his amusement. A Quranian philosopher once said that there comes a time in our lives when we make a choice. A choice to live virtuously, yet in austerity, or ignobly, yet in pleasure. Ma la seconda tutta la vita, the philosopher called this second choice choosing the void, because this is what lurks behind its pretty face. Do you see it now, Sira? The bitter truth? They all chose the void, all but us. We who dreamed of something bigger. We who were willing to make a sacrifice for the greater good. Just imagine what we could have done if we hadn't been alone. But we were alone from the very beginning. And no, Sira, these words do not come easy. You of all people should know that. I wanted to believe there was hope. I wanted to believe that all one has to do is remain strong, but look where our idealism brought us. Here I am, in front of your dead body, murdered by those you wanted to help. We should have fled to a faraway isle to grow old together, but we didn't. And why? Because I corrupted you with my delusions. I too will go, Sira. I don't think there is life after death, and I do not care. But before I make my exit, I will give this world what it deserves. Do you remember? They all chose the void. They shall have it. E io sono assolutamente d'accordo con questo qui. Chiaro, una visione un attimo apocalittica, nel senso, però d'altronde, cioè, è stupenda, come si dice, allegoria. What's della Let me see. Scusa, stavo parlando. A tragic ending for a tragic personality, I'd say. Well, I think that should suffice. Quello lo lascia a me, per favore. Well, what che should ne pensi? I think about it? Yarrow was a self-righteous fool, just like all these do-gooders are. They celebrate themselves as great messiahs as long as everything goes well, but once they fail, it's the bad, bad world that's responsible for it. Ci può stare. The wise hermit has a good saying for that. People are only idealists until it starts to hurt. He and his lady should have simply stayed in Riverville. Stiamo calmi. Nel senso, non hai tutti i torti, è vero. È un po' cinico come discorso, però è vero che sono tutti idealisti finché non va tutto di merda. Però, è una sciocchezza, l'umanità non sarebbe dove se non ci fossero gli idealisti. Se non fosse per loro, saremmo ancora lì ad adorare Azathoth. Azathoth? No, no. Una via di mezzo non c'è. Sì, non hai tutti i torti. Andiamo ad Ark. Ark è quel posto in basso a sinistra, lontanissimo. Yeah, we are. Here, I've got two teleport scrolls that can take us right back to Riverville. Just meet me in the town once you're ready to go. I have some stuff to take care of, so there's no need to hurry. Farewell. A dopo. Dove vai? Posseduto. Devo farla mica anch'io quella roba lì.